Nato a Verona il 9 ottobre del 1777, fin da ragazzo dimostrò tali doti di virtù e di pietà che dal parroco era considerato un redivivo di San Luigi. Conclusi con esito brillante gli studi umanistici e filosofici, trovò una valida guida spirituale nel padre Luigi Fortì, futuro preposto generale dei Gesuiti. A 18 anni entrò in seminario per studiare teologia e nel 1800 fu ordinato sacerdote. Nella parrocchia di San Paolo fondò nel 1802 un'associazione sotto forma di Corte Mariana che per certi versi precorse l'odierna Azione Cattolica, ma che all'inizio incontrò anche forti opposizioni. Frattanto era diventato confessore del nascente istituto di Santa Maddalena di Canossa e guidava la Leopoldina Naudé, fondazione delle sorelle della Sacra Famiglia. Nel 1810 il vescovo nominò padre spirituale dei seminaristi, ai quali cercò di diffondere spirito di santità improntato all'ideale del Vangelo. Nel 1817, per la sua infaticabile attività di predicatore, la Congregazione di Propaganda Fidei gli diede il titolo di missionario apostolico. Da qui, per ispirazione superiore, gli venne poi l'idea di fondare un istituto che, nello spirito di Sant'Ignazio di Loyola, attuasse la missione apostolica in aiuto dei vescovi. Il 4 novembre 1816 cominciò un ginnasio gratuito per i figli del popolo, tra i quali avrebbe formato gli elementi della sua opera, che prese il nome di Preti delle Sacre Stigmate di Nostro Signor Gesù Cristo. E questo nonostante le sofferenze fisiche provocatagli da una malattia ventennale, durante la quale ebbe a subire quasi 300 interventi chirurgici. Lo sorreggeva una grande fiducia nella Divina Provvidenza. La sua cella era intanto frequentata da vescovi, sacerdoti, fondatori e fondatrici e perfino dagli imperatori Francesco e Ferdinando. Da tutti era cercato come consigliere. Morì il 12 giugno 1853, beatificato da San Paolo VI nel 1975. Fu canonizzato il 1 novembre 1989 da San Giovanni Paolo II.